tanti auguri di buon anno dal servizio piste forestali carabinieri e mi raccomando, usciamo in sicurezza e godiamoci le piste. Buone feste. Tanti auguri di buone feste. Dalla scuola allievi carabinieri. Buon Natale! Buon Natale! Buone feste a tutti. Auguri di buon Natale. Tanti auguri alla fanfara di Firenze. Buone feste! Buon Natale dall'Arma dei Carabinieri! Tantissimi auguri di Buon Natale! I Carabinieri di Hebron vi augurano Buon Natale e felice anno nuovo! Buone feste e mi raccomando, sciate con prudenza.
voglio fargli un dono e chiedergli perdono. Dopo tutto trovo più che giusto ricambiare. Dopo tanti anni voglio trasformare il suo carbone in oro. Porto sempre solo amore contro l'odio. E se un giorno finalmente lo incontrassi, gli direi sei un grande uomo. Travaglio e pacchetti, ci spiaggia, non siamo perfetti. Ma se ci affetti, devi dire, ci facciamo pezzetti. Con tutti i difetti che abbiamo, noi siamo la mezza terra e facciamo fuoco con quello che abbiamo. E piano, ti sembrerà banale. Accendi il calore, accendi la gente, non fare il babbo Natale. In the mood. Questo programma è offerto da La Giurlanda Country Residence. Trascorri con noi le tue festività. Domenica 30 dicembre vieni a vivere le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie con la partecipazione speciale dei vincitori della Mezza Comics. Lunedì 31 dicembre cenone di Capodanno con intrattenimento musicale e fuochi d'artificio. Martedì 1 gennaio, primo dell'anno alla Giurlanda. E domenica 6 gennaio la Befana porterà i regali per tutti i bambini. La Giurlanda Country Residence vi aspetta in via Quavona a Platania. Questo Natale ho fatto un regalo speciale con Aves Budget Grow. Planet Pulizie Generali. L'azienda opera in tutti i settori, come strutture ospedaliere e cliniche, piscine, uffici, studi medici, palestre, concessionarie e centri commerciali, ed effettua servizi di video ispezione e pulizia di condotte di areazione e climatizzazione, pulizia pale eoliche, sanificazione, disinfezione, pulizia di fondo pavimentazione, ceratura e deceratura, cristallizzazione marmo, sabbiatura criogenica, lavaggio grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi. Clear Planet Pulizie Generali. La trovi alla Mezza Terme, Corso Giovanni Nicotera 198 e a Rende Cosenza in Via della Resistenza. Hola. Area di servizio Esso Golden Café Drink and Food. Arancini, calzoni, rosticceria, panini farciti, primi e secondi a richiesta. E inoltre giornali, tabacchi, lottomatica. Viva la libertà! Golden Café, via Senatore Arturo Perugini, La Mezza Terme. Telefono 0968 46 27 10. Viva!
Salva la tua salute. Liberati definitivamente dall'amianto. Grazie all'Eco Bonus e ai contributi dello Stato. Puoi detrarti il 50% della spesa in 10 anni. Rimuovere ora l'amianto è molto conveniente. Contatta la Mille Servizi, specializzata nelle bonifiche amianto. Un tecnico qualificato sarà da te in 24 ore per un sopralluogo gratuito. Contatta la Mille Servizi al numero verde 886 56 17 oppure invia una mail a milleservizi@hotmail.it. Mille Servizi, il futuro è nelle tue mani. Cosa aspetti? Contattaci. Numero verde 886 56 17. Mille Servizi è alla Mezza Terme. Allora. Ecco qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Lamezia. Prima di anche se qualcuno potrebbe dire sì, poi ne parliamo meno, però prima di iniziare la rassegna stampa volevo inviare da parte della nostra redazione tutti quanti un saluto particolare d'affetto, di vicinanza al nostro vescovo, perché ieri ho saputo che sta poco bene, quindi noi eccellenza ci siamo permessi in maniera goliardica alcune volte di fare qualche battuta, però sul fatto che si provi grande affetto, grande rispetto per la sua persona, non c'è dubbio. Questo non c'erano dubbi, ovviamente. Ci tengo perché ieri sono stato alla cattedrale, è stata officiata una messa per il mio ex collega Antonio Del Priore, quindi ho avuto la possibilità di parlare con Don Carlo, che è un sacerdote magnifico. Di serie A. Soprattutto quello che apprezzo in Don Carlo, cara eccellenza, è il fatto che finalmente vedo un prete con la tonaca. Cioè, vedere un prete, cioè tutti questi preti, l'altra volta l'abbiamo fatto per battute, eccetera, blue jeans, cose, eccetera, ci mancano solo i cose, aricini, e poi abbiamo... Comunque Don Carlo è persona che ogni volta mi stupisce per il suo attaccamento alla cattedrale, alla chiesa, per la vicinanza ai fedeli, e quindi la salutiamo. Quindi se dopo facciamo qualche battuta, eccellenza, ci perdoni, vediamo se possiamo venire a trovarla con Giovanni, perché Giovanni ci tiene molto, eh? Il nostro Giovanni, e soprattutto quello che ci tiene ecco qua, è Albino che ogni volta buongiorno, quindi, buongiorno, va bene? Ho voluto fare questa precisazione perché è giusto così. Bravo Tonino, bravo Tonino. Auguri, stiamo parlando eccellenza, auguri. E il vescovo, attenzione, questa è una notizia, il vescovo non avrebbe voluto in questo momento stare... No, in questa fase, la Chiesa, eccetera, perché giustamente collocato a riposo. Invece no, perché lui comunque ha promesso ufficialmente di rimanere fino al 21 marzo, perché il 21 marzo ci sarà l'inaugurazione del nuovo complesso interparrocchiale, quindi quella che noi chiamiamo, ormai tutti chiamano, concattedrale, anche se la chiesa madre rimarrà sempre la cattedrale, quella che abbiamo sul Corso Nomistrano. Quindi 21 marzo, è stato molto preciso in questo. Va bene. Allora, la chiesa delle carte, come hai detto tu, la? Con cattedrale, là che hai detto tu, e ecco, la aprono. Se no qua siamo rovinati, quando è che la aprono? Va bene, allora. Oggi ne abbiamo 28 dicembre, siamo a ridosso della fine dell'anno, sti casi c'è sicuramente una corsa
alla, a comprare le ultime cose, si fa così cose, per dire. Per la fine dell'uovo, dell'anno, dell'anno. Eh? Per la fine dell'anno. Come da messo dopo? La mattina assomiglia veramente. Sì, birra. Ma come fa bene la televisione? Come fa bene la televisione? Come fa bene? Ma sai che mi dice la mia? Dimmi una cosa, tutta sta roba, dove va la figlia mia? Ogni mattina ti vediamo sempre con una cosa diversa. Ma vedi che è albino. Ma io, Albino e Giovanni. In televisione non puoi andare sempre con la stessa cosa. Albino e Giovanni sono fatti così. Io sono invece uno. No, tu oggi hai cambiato però. Sì, hai cambiato perché proprio. Ieri avevi la camicia, oggi c'è la maglia Dolce Vita. A Dolce Vita. Il Cristianoni, va bene. Allora. Sto guardando di stamattina. Io devo fare i complimenti al mio editore perché sto leggendo un articolo veramente buonissimo che dice così: Tone, De Grazia, in questa situazione c'è bisogno di più politica. Brava Giovanni. E fai vedere la cosa. Faccio vedere, va. Aspetta, fai vedere l'articolo, no? Perché. Aspetta, vedi come tu stai dicendo, vedi. Tieni. Guardate qua. Fallo vedere così. Guardate di qua. Aspetta che vedi com'è. De Grazia, vedi, in questa situazione c'è bisogno di fare più politica. Bravissimo. Brava Giovanni, bravo. Ecco, almeno una cosa diciamo, ma è giusto. Ma questa è la verità. Questa te la dice lunga solo, no? Quando Giovanni vedi. Bravo Giovanni, un applauso. Facci un applauso. Guardaci un bacetto. No, un applauso. No, brava Giovanni, bravissimo. A posto. Allora, stamattina abbiamo un aforisma di uno degli intellettuali che io amo di più, che è Leo Longanesi. Scusa, perché mi ha piaciuto questo a me? Ho cosa per dire, mi ha detto tu, Leo Longanesi. Ah, no, ma io non è che l'ho detto per toglierti il piacere. Ma tu l'hai detto. Ripetelo, no? Leo Longanesi. Ha visto? Adesso siamo, non imbrichiamo perché. No, perché? Ma perché era più facile, poi stamattina era più preciso, no? Comunque io voglio ringraziare Tony, guarda, questo lo dobbiamo fare perché è giusto. Ringraziamo tutti gli agenti anziani che ci vedono veramente. Tutti gli agenti di polizia, di cose. Tutte le persone anziane che ci vedono. Ma io non lo so che cosa vedono, Tonino, a noi. Queste due ancora non potevamo indovinare. No, altro. Sei ma tu, si mettono. Non sei tu che non sai capacitarti di questo. Tra noi, te lo spiego, tra noi e la gente si è creata una sorta di empatia. Di empatia. Simpatia. Empatia. E quindi siamo entrati nel loro cuore, nel loro affetto. E noi cerchiamo sempre di non deluderli, accettiamo le loro critiche, accettiamo i loro suggerimenti, ci presentiamo in punta di piedi con molta umiltà, non ci siamo mai date arie. Quando siamo fuori con Giovanni e passeggiamo sul corso abbiamo questo riscontro. Tu un po' meno perché sei a casa, no, eccetera. Io non posso uscire. Tu non puoi uscire. Ieri sera cosa mi hanno fatto? Con un'ora che sono stato sul corso. Puoi uscire in questo. Facevo un freddo, Tony. Perché ieri ha rilasciato un sacco di articoli. Avevo il ghiacciato e le vie da berretella. Avevo il la sciarpa, tutto. Ghiacciato. Bello giaccone. Ghiacciato. Comunque vi ringrazio, vi voglio bene veramente. Sì. Grazie dell'affetto che ci date. Sì, però non possiamo perdere mezz'ora ma Donè, la gente, no, sapendo che Bordeca noi riconosciamo. No, riconosciamo sarei tu scemo. Io ne se mai riconosco. Tu riconosciamo la cacci di tua. Riconosciamo quelle che ci vengono. Allora, stamattina, come diceva Tonino, oggi c'è un forismo veramente eccezionale. Forismo. Che ve lo voglio leggere. Uscio. Chi l'ha scritto? La Sina. Non mi interrompete, che poi per due io.
E dice cosa? Non si ha idea delle idee. Della gente senza idee, che vuol dire Tony? E che ce lo dà, Madonna? Ma scusa, lì è lì. Vabbè, non si ha idea delle idee. Delle idee. Della gente senza idee. Vuol dire. Non lo capisci. Vuol dire, non lo capisci. Ma guarda che è semplice. Uno di noi non ha idea. Non ha idea. Delle idee. Della gente senza idee. Ma guarda che. Ma guarda che non è difficile, è un gioco di parole, che viene ripetuto, però non è difficile. Bellissimo. Nessuno di noi ha idea delle idee della gente che senza idea, che non ha idea. E lo dice Leo Longanesi. Ma questo è molto. Sì, purtroppo. Vabbè, mi dispiace, salutiamo. Prega per noi. Non lo santa nessuno. Va bene. E andiamo. Abbiamo già parlato di prima del nostro eccellenza. Vabbè, ma che significa? Tu per non venire meno ormai a un rito salutare propiziatorio, salutalo a modo tuo, no? Buongiorno vostra eccellenza, buongiorno. Apposto, ho saputo che non state tanto bene, ma io vi auguro che state benissimo, veramente, fino a che fino a 120 anni, va? Oddio, esagerato, però ci sta, dai. Ma io non lo so perché mi ha fatto a me sto vescovo. Che ti ha fatto? Io con tutti che non lo vedo mai, no? Ma tra sotto, in suo cuore, mi ha fatto una simpatia. Eccellenza. Una simpatia enorme. Questa è una dichiarazione d'amore. Veramente. Sì, è una dichiarazione d'amore, davvero. Però adesso sicuramente non sta bene, quindi non può ricevere, credo. Però c'è meglio. Tony, quando un vescovo, dato che sta alla mezza, no? Fisso qua, diciamo, quando non sta bene, dove sta? Su poco, dove sta bene va a fissare su poco. Dove sta? C'è la casa. C'è la casa là, no? Scusa, l'episcopio. 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 Questo corrodo, come questo. Te è la casa del vescovo è là, no? La curia vescovi. Però c'è qualcuno che, diciamo, l'assiste. Certo. Allora, la Chiesa è ricorda. Abbiamo salutato il nostro vescovo e dice così: Santissimi Innocente Martiri, San Gaspare. Come? San Gaspare, di Bufalo sacerdote. San Gaspare. Di Bufalo. Di Bufalo. E che è questo Bufalo? Bufalo Bede. Bufalo Bede. È davvero. Bufalo Bede. È Bufalo Bede. Ma che nome sa? Gaspare del Bufalo sacerdote. Oh, mocca t'ha incazzato, ha indovinato come si chiama. Prima do parola detto Gaspare. Gaspare si dice. Gaspare. Appunto, ma mo sta dicendo Gaspare. Sto dicendo Gaspare. Dato che ha chiamato Gaspare per tre volte. Ma cosa può fare? E poi si può pure volere scappare Gaspare. Si può pure dire San Gaspare, no? Allora, Santo Gaspare del Bufalo sacerdote. Del Bufalo. Santa Caterina Volpicelli Vergine. Santa Caterina. Auguri mamma. Ti voglio bene. Sì, mia mamma si chiamava Caterina. Sì, ho capito, ma tua madre sicuramente è l'onomastica. È una santa. Santa Caterina da Siena. Mia mamma è sicura, è una santa lì, dove si trova. Perché era brava davvero mia mamma. Tony, se io ti dico una cosa, mia mamma, oltre 30 anni, non è uscito una volta dalla porta, ci credi? È stata sempre dentro. Raccontami questo episodio, ma era agli arresti domiciliari? No, era dentro, ci piaceva stare dentro. E racconta. Ma abbiamo Novignano, no? Alla casa di San Pietro, Novignano. Manco c'è. È uno spaccato della, diciamo, della vita dei nostri avi. I nostri avi. Usa che sull'avi, no? I nostri genitori. Va bene, dei nostri avi. E quindi è interessante per. No, perché ho detto com'è Santa la Caterina. Com'è la storia? La storia, mia mamma, no? Non usciva mai. Mai. Oltre 30 anni. Tony?
non conosceva manco Vignano da porta. Un canuscì è Lovignano. Notate il linguaggio poetico, se vogliamo, di Albino, no? Cioè, abbiamo Lovignano, cos'è? Abbiamo tutte Scalone. Ma papà tuo dov'era? Papà mio era fuori, a lavorare. Il papà era emigrato. E poi papà è andato in pensione e la spesa la faceva lui. Ah, quindi... Ma non conoscevo. Un uscidinante. Veramente. Come i fatti, i miei parenti, i cugini, Giampaco, la chiamavano la zia dell'Alta Italia. La zia dell'Alta Italia, perché la vedono mai. Perché... Ma quante belle cose. Mi hai commosso stamattina, veramente. Davvero. Ciao mamma, ti voglio bene. A me era quello che mi chiamava Arbenuzzo. A te? Vabbè, ma tutti i mamme una volta. Toniniello. Toni, però ti Giovannuzzo. Ti dico una cosa, te lo dico veramente. Noi siamo genitori, lo sappiamo, siamo anche nonni. E i figli ci abbiamo voluto bene. Però i genitori una volta, a noi i figli ci tenevano forte, assai. Non facevano, diciamo, a te c'è un medio, a me c'è un poco. Ah, non facevano. Avevano 5-6 figli. A tutti i 6 figli ci volevano bene lo stesso. Sì. Lo stesso modo. Sì. Veramente. Ma guarda, che da fosse una cosa... Questo... Noi siamo un poco ciò, diciamo, ma ciò, no, ciò, ciò trascurate. No, sì, diciamo, non sono più genitori. Non sono i genitori. Però il fatto del volere bene, eccetera, intanto è diviso in egual modo, sicuramente. Poi... Vabbè, io il genitore non ci vuole bene. Sì, però c'è sempre, anche se impercettibile, una sorta di, come posso dire, di preferenza. Nei confronti di uno rispetto all'altro, però è qualcosa di impercettibile, capito che ti voglio dire? Magari se tu hai due nipoti e uno dimostra nei tuoi confronti un affetto esagerato, eccetera, tu magari, capito? Mentre l'altro magari è così, può capitare, no? Può capitare, ma non è chiaro che è la stessa misura, ci mancherebbe altro. Io l'hai avuto ieri mezzogiornata, mio nipote, mi hai scialato. È troppo bello, Tony. Secondo me ne esci rovinato. Mamma mia. Ma ci parli? Voglio no? Bene. Ci parli? No, mamma mia. Qua è rabbia. Ma dici che una cosa, comunque capisci, non hai coglioni. Certo, quando senti la tia, senti i sciuoli, qui lo può dirlo, dice, ma come parla il nonno? A me mi manda anche il paese, perché ci canta le mie canzoni. Ci canta il canzone, usdugano fuori. Certo, ne potete... Ma no, Tonino, veramente... Il piccolino è una gioia veramente, con quei capelli lunghi, belli, ancora ce l'ha lunghi, no? Bellissimo, come si chiama? Scusa. Mi scusa i nomi. Io. Ma che sei? Voi mi hai scusato già i nomi da. Gesù, che non la ricordo, dai, me ne. Atenia, che dici? Atenia? Un verme solitario, no? Chiamaglio, verme solitario. Mio nipote si chiama Lu Piccolo. Dice meno prima da Daniele Damiele, scusa amore mio, ti voglio bene. E poi il suo fratellone Sabiel. Allora Daniele e Sabiel, ma guarda, e Ariel va a ricordatelli. Oh mamma mia, sono così facile. Allora li salutiamo, ci vogliamo bene veramente. Guardate qua, fra poco verrà qua Giovanni, quindi abbiamo un discreto materiale da poter, c'è parecchio, diciamo, perché molti gradiscono anche le notizie, soprattutto le notizie che riguardano la nostra città, e hanno ragione. Salutiamo a Franco Grandinetti, il mio amico, e alla moglie, che c'è Francuzzo, che aspetta solo notizie di cronaca politica, giudiziaria, nera, basta su notizie. Abbiamo un sketch con Giovanni. Ciao Franco, ti saluto e Anna Maria. Cerchiamo di accontentare tutti noi, poi che bua, certe volte esageriamo, certe volte. Diceva il signor De Grazia, il mio editore, il tempo, com'è?
veramente da sotto Napoli, da Napoli in sotto, il tempo è buonissimo. Come vuoi dire, da Napoli sopra, il tempo da Napoli è buono, e fa soldo. Però il tempo da noi è buono. E come lei, Gianco, che la cosa là? Perché ce n'è a Giganniso, la pezzuta? Perché c'è Nuiro? Così, va. Falla vedere la cosa. Un cagno, come sai? C'è, come ecco, c'è un'isola pizzuta, pizzuta, e quindi è bianca. Perché è bianca? Perché se è un'isola. Non c'è perché? Niente da. È un'isola isolata. Perché se c'è un'isola? E quindi? Ed è chi sta da Sardegna, no? E chi sta? È un'isola. No, 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 ma tu perché dici come isola? Giustamente è isolata, perché è bianca. Cioè praticamente non c'è nessuno. Che hai detto tu? È una, ma dico, come c'è, tu ma ci abita, no, come chiamo io. No, non ci abita nessuno, che ci abita in isola. Ah? In isola non ci abita nessuno. Scusami, ti chiedo scusa. A Sardegna. A Sardegna. È un'isola. È un'isola. O no? Ti risulta che a Sardegna è un'isola, però ci abitano. Mentre chi la bianca? Ci abitano. Non ci abitano. Ecco perché la chiamano isola, perché tu dici è isolata. Isolata. È isolata. Come si chiama questo Tony? È intelligente. Come si chiama questo Tony? Corsica. Ah, Corsica, ma ci abitano. A voglia. Solo che parlano francese. Ah, loro che parlano francese. Eh? È proprio a mezzo mare. Corso, c'è cioè cosa? A ghiaccio. A ghiaccio. Sì, c'è molto ghiaccio. La capitale. È una capitale. La capitale della Sardegna. Diciamo che non è che è la capitale. Diciamo la capitale che... è Roma. La capitale è Roma. C'è la capitale, ma la Sardegna. No, no, lo dice che è la Corsica, la città Corsica. Più importante. Ma non mai chiamata la ruta Corsica. Ah, Corsica. O stai scherzando? Sì, vabbè, Corsica. Corsica. Però ricade sotto la giurisdizione. Perché c'è scritto domani in Italia. Ricade sotto la giurisdizione francese. Ho capito. Ricade sotto la giurisdizione. Ricade sotto la giurisdizione, capito? Giurisdizione. Giurisdizione. Già? No, com'è, io... non sentire che dici. Ricade, ma hai scordato. Ma sono... che mi interessa nuovo? Guarda, posso dire una cosa. Beh, importante... Io se faccio qualche giorno un gesto inconsulto nei tuoi confronti, sono giustificato. Chi sei sicuro? Perché... Questo è sicuro. Tutto registrato. Tutto registrato, questo è sicuro. Tony, io ho letto domani sarebbe chiesto. Domani invece è pure buono verso su, ove? Domani che? Ove? Il meteo? Il meteo, meteo. Ove? Come c'è scritto qua? Legge. Aspetta, sì. Frank, fra, no, tra facisboc e integram, a integram che gli dà il telefonino, nuova... sfida in famiglia tipo... Lo capisci però dicevo che lo sa dire però qualcosa come c'è scritto qua tra Facebook e Instagram Instagram nuova sfida in famiglia che vuol dire vabbè, nuova sfida che vuol dire nuova? Le storie e le dirette diventano più internative. In te? Interrative. I? Interre. I? Interrative. Interattive. Interattive. Eh. E anche su social, ai social, come te sì. Ne parli tu, spunta la modalità boomerang. Di boomerang, dai. Boomerang. 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 Vabbè, io lo sai che dello boomerang? Sì, che cosa che gli è bene. Una volta che da a mezz'ora hanno corrono due esattuti e la via è una volta che così gira dov'è che qui dov'è stavamo un bene marito dov'è però. Che da, dov'è nato diciamo il boomerang boomerang ti ricorda quando boomerang ti ricorda quando dici boomerang ti ricorda subito lo stato dove è nato dove Australia. Bravo. Però hai visto Hermes questo fatto del boomerang? Ha visto Hermes quello che poi gettavano un po' quello boomerang. Quello boomerang. Boom! Ah, quindi, e torna indietro, capito? Infatti si chiamava Pietro. Pietro, torna indietro. Esatto, vabbè. Allora io mi alzo. Si alza, sì. Fra poco arriva. Arriva in. Cosa vede nei nostri occhi? Cioè Giovanni che si sta cacciando un giubbino. Mamma mia. L'eschimo! Lo sai perché? Perché è a casa sua.
tu dici che andavi Giovannella, Canoa, salutiamo Giovannella, ciao. Ci sono i riscaldamenti, ci cammi a caldo. Quindi nella casa sua si spoglia. Si spoglia. È più comodo, è va. Più comodo, va. Vai, si mette a suo agio. Bravo, bravo, ma che giro. Passatevi, mo, no? Ieri. Datevi un cambio, passatevi, no? Passatevi, dai. Signore, de grazie, buongiorno. Io l'ho detto, quando me la regalo una scarpa, ma può portare... Ma poi te ne sciarpe, che non si se lo piavo. Una barba, così ci se lo piavo. Hai capito? C'ha delle sciarpe con si se lo piavo, Giovanni. Tutti le sa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Saluto a Sua Eccellenza il Vescovo che non sta bene, lo salutiamo caramente. Allora, buongiorno a tutti. Volevo salutare questa mattina a Luciano Di Cello, che tutte le sere, tutti i giorni ci segue, la sera lo vedo che prende il caffè. Ciao Luciano, e alla famiglia Di Cello. Senti che cazzo è Luciano. Bravo, bravo, volevo bravo, salutare. Bravo, bravo, bravo. Poi volevo fare un altro saluto al fratello di Enzo Grande, il fratello di Tonino, che ci segue continuamente. Ah, oh cappa. Allora, parliamo della nostra città a modo nostro, ovviamente, con la giusta ironia certe volte, che non significa minimizzare la portata delle notizie, significa non rendere più pesante la trasmissione e soprattutto questa conversazione che abbiamo con voi. Già avete le palle piene di decine e decine di telegiornali. Parliamo di partecipate, parliamo in questo caso della multiservizi. Sì. Ieri è stato nominato dal tribunale il commissario giudiziale. Pensate che la multiservizi ha un indebitamento complessivo di oltre 26 milioni di euro, Tony. E che cazzo su? Stai calmo. È un indebitamento, diciamo. Mamma. Quindi con questo indebitamento è chiaro che il tribunale ha reputato sussistente, come si dice tecnicamente, anche lo stato di crisi quale requisito oggettivo di accesso alla procedura concordataria. Insomma, signori miei, la situazione della multiservizi a giudicare, no? Salutiamo a Pasqualino Rettura, a giudicare da quello che leggiamo, anche le cifre, per non annoiarvi ovviamente, non vi parlo dell'attivo patrimoniale, i ricavi e quanto ammonta, insomma, il debito è di 26 milioni di euro. Comunque è una cosa, molto seria. Noi ovviamente speriamo che un fagliacchino dalla Tosca, questo giocattolo che dà da mangiare a 300 famiglie. Il bello che è stato, diciamo, lo fiore dell'occhiello un po' di tutte le città italiane quando è nato, che la multiservizio doveva essere una partecipata al comune che garantiva molti servizi. E l'esempio di Lamezia è stato preso da molte città italiane. In questo caso noi adesso ci troviamo con 26 milioni di debiti, invece di progredire abbiamo retrocesso. Vabbè, certo, è una cosa gravissima. Regredito, ovviamente. Abbiamo regredito. Giova, io mi auguro, come sia con tutti i lametini, che non faccia buttare fine per i dipendenti, più che altro, che sono quanti? Beh, sono 250. Su 250 famiglie, monoreddito, molti, Tony, non si scherza. 250? Parliamo quasi di 1000 persone. Certo, là siamo. Comunque, c'è questo concordato preventivo in continuità, c'è stato questo via libera dei giudici. Come ha detto Giovanni, è stato nominato al tribunale il commissario giudiziale, che è il professor Francesco Perrini, con studio a Milano. Speriamo che Perrini venga ogni tanto, mi guarda le carte, mo che tutte via telematica, se no siamo arruinati. Tutte queste cose, comunque, questo meccanismo è stato fatto per uscire dallo stato di insolvenza. Quindi si è messo in moto un meccanismo per togliere dalle secche questa nostra partecipata che avrebbe bisogno, comunque parliamoci chiaro, noi da quando
non abbiamo più questa famosa discarica. Poi sono incominciati i guai, senza contare, parliamoci chiaro, tutti i soldi che devono darci i comuni, che sono tutti soldi inagibili, praticamente non li prenderemo mai perché ormai sono inagibili. Perciò noi abbiamo fatto il favore a molti comuni dell'Interland della Metina e questi comuni non hanno pagato la multa servizi. Ma si tratta di milioni di euro, no? Parliamo di milioni di euro, questo ha influito molto allo sfascio della multiservizio. Sì, ma anche però diciamo che non è stata gestita in maniera manageriale come intendo io. La multiservizi avrebbe bisogno di tecnici all'altezza, Giovanni. Gente che ogni presidente che abbiamo avuto nelle precedenti amministrazioni, tutti si sono giustificati, io ho lasciato la multiservizi in ordine, ma ste 26 milioni di debiti. Cioè tutti in ordine. Giova, io non voglio accusare a nessuno. No, non accusiamo nessuno, però io tutte le interviste che fece il presidente, tutti ne dicevano sì. Abbiamo risolto questo, abbiamo risolto quello, la multiservizi ha pareggiato, insomma, le parole sono sempre queste, donne. Poi lei ne nessuno tutti questi bordelli. Ormai siamo qui. Perciò vuol dire che la responsabilità di chi è? Visto che siamo arrivati al tribunale, alla nomina di un commissario giudiziale, cosa? La responsabilità di chi ne è? Sicuramente sai che è continuità di dipendenti per fare la battuta, ecco, c'è una continuità, quindi c'è qualcosa che non va. Andava. Io mi ricordo, tanto per nominarne uno, probabilmente era un momento storico più favorevole, ma io mi ricordo per esempio che la gestione di Enzo Richichi come presidente della multiservizi, prima di lui c'è stato Fernando Mieletti, che è stata molto 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 positiva, cioè. Poi via via ci sono state altre. Ma Fernando Mieletti è stato prima o dopo? Don, scusa. Dopo. Dopo Richichi. Dopo Richichi. Sì, perché Richichi era l'omolo, giusto? Sì, però Fernando, vedi, ti ripeto, fare nomi è sbagliato. No, ma tutti sono stati parecchi, ci sono stati Costanzo, ci sono stati... Chiaramente, dato che io non conosco le carte, non so via via come si è dipanata la situazione, non mi permetto di dire quello è il responsabile di questo scempio o quell'altro. Certo è che di Riffa o di Raffa siamo arrivati al tribunale. Quindi al tribunale significa che è a un passo dal fallimento. Ecco, quindi questo concordato si è creato per fare cosa? Si è creato per uscire fuori da questa situazione gravissima e mi auguro. Tony, siccome abbiamo tanti argomenti, io volevo andare su questo argomento perché dice l'articolo, un focus fatto sempre da Pasqualino Lettura, il panettone dei commissari e gli impianti ancora chiusi. Praticamente, auguri commissario, è da un anno che gli impianti sono chiusi e gli ricordo che quando mi fece una delle prime interviste al sottoscritto, lei disse che tra giugno e luglio per i nuovi campionati venivano aperti tutti gli impianti. Che ha detto che il commissario, c'è un'intervista, Tony. Perché invece qua ancora è tutto chiuso, non si parla di aperture, insomma siamo messi peggio di prima. Guardate, io ve lo voglio leggere il focus di... E fai bene, attentamente. Pedisseguamente, integralmente, perché? Perché c'è la giusta ironia in tutto, però poi alla fine è il quadro esaustivo della situazione, anche se scritto con quell'ironia che non guasta, come in genere facciamo noi qua. Nel caso in cui entro la prossima settimana non otterremo la riapertura dei teatri, assicuro sulla base di notizie ministeriali che la commissione straordinaria non mangerà il panettone alla mezza. Questo lo disse Riposo. Parole pronunciate dal deputato 5 Stelle Pino d'Ippolito a settembre scorso durante il dibattito pubblico intitolato «Prima dell'irreparabile», organizzato dalla Consulta delle associazioni. A quell'incontro era presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che aggiunse: ho fatto un intervento diretto al Ministero degli Interni, dove c'è un tavolo aperto con il ministro Salvini e i sottosegretari Candiani e Molteni.
siamo riusciti ad ottenere il ritorno delle squadre di calcio nelle strutture che entro febbraio saranno rese pienamente fruibili a norma di legge. Credo che riusciremo ad estendere questo risultato anche ad altri sport. A 3 mesi da quelle dichiarazioni, però, i commissari hanno pure mangiato il panettone e forse pure la colomba pasquale e le chiacchiere di carnevale, e gli impianti sportivi e i teatri sono ancora chiusi. Questo è il risultato. Il quadro, brava Pasqualena. Il quadro è questo, ripeto, scritto con garbo e con la giusta ironia. Così si fa, però è indubbio che questa è la verità. La situazione è questa. Non è che a uno si può giustificare, vi potete giustificare come cazzo volete, insomma, eh? Però la situazione è questa. La situazione è all'anno zero. Intanto ieri 27/12/2018 è trascorso un anno, quindi c'è stato il compleanno degli impianti chiusi. Le cifre dicono questo. Vabbè. E cambiamo argomento, adesso parliamo di aeroporto. Sì, parliamo di aeroporto. C'è una nota dell'onorevole Rippoldo che dice: gli atti del progetto dell'aerostazione sono sequestrati. Alla Mese negli ultimi anni è arrivata una montagna di milioni. Praticamente non si può andare avanti, per detto l'avvocato Rippoldo, no, che onorevole Rippoldo del Movimento 5 Stelle, che praticamente sono arrivati milioni di euro, però sono attualmente i progetti sono tutti sequestrati da parte della procura. Il che non è un dettaglio di poco conto. Esatto. Dice giustamente Tippolito. Intanto però Pino, io sono perfettamente d'accordo. Se non mi sbaglio, tu hai parlato anche, io ho letto qualcosa anche sui social. Hai parlato anche di non fare demagogia. Da parte nostra non c'è nessuna demagogia, ma la demagogia magari la possono utilizzare gli avversari politici. Noi diciamo le cose come stanno, diciamo che intanto c'è una polemica in atto perché i finanziamenti per Reggio Calabria e Crotone si sono concretizzati. Intanto la nota, gli appetiti, questo lo dice Rippoldo, portato anche sulla Gazzetta del Sud, gli appetiti dei poteri lametini hanno bloccato i tanti soldi stanziati per l'aeroporto, firmato Giuseppe Rippoldo. Gli appetiti dei poteri lametini hanno bloccato i tanti soldi stanziati per l'aeroporto. Va bene, prendiamo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Rippoldo. Comunque, al di là delle chiacchiere, la finanziaria, c'è stato questo emendamento che prevedono 9 milioni per l'aeroporto di Crotone e 25 per l'aeroporto di Reggio. Non solo, qua praticamente si parla anche di aeroporto strategico per Reggio Calabria. Quindi l'aeroporto di Lamezia in questo momento sta a guardare, su questo è indubbio. Poi ha ragione Pino Tippolito quando Tony, dice, ricordiamo che è gestito sempre dalla SACA tutti e 3 aeroporti, sì. Poi vabbè, ma noi, scusa Giova, dal primo giorno abbiamo parlato di iattura, di sciagura, quando io ho sottolineato 1000 volte non ho mai visto un'azienda sana rilevare 2 aziende decotte. L'ho detto in 1000 salse. Sono stati fatti dei favori politici. Esatto, in 1000 lingue. Hanno detto. Fatti dei favori politici. La verità qual è? Che se vieni a salvare sti dopagli al piede. E c'è un misasagal. Poi che vuoi? Io qualche giorno devo fare un servizio all'aeroporto di Crotone, far vedere che condizione è quello di Reggio. Giova, quello di Reggio è anche posto strategicamente in maniera un pochicello, là i piloti per atterrare o decollare e avere un poco a patente da NASA. Sì, che è molto difficile. Perché si trova a ridosso dello stretto, si trova a ridosso del vulcano, si trova insomma.
è in pieno centro l'aeroporto. Dato che c'è questo vuoto politico, caro Ippolito e caro Curgiuele, c'è questo vuoto in questo momento alla Lamezia e si avverte, si avverte. Io temevo da qualche anno, non da qualche giorno, perché qua tutti quanti si iettano su Palù e su da qualche giorno, io non sto parlando da qualche anno dell'aeroporto, parliamoci chiaro, ne sto parlando da quando è stato messo là come presidente il dottor Arturo De Felice da parte del signor Mario Oliverio. A proposito di Oliverio, devo leggere questo articolo. Vedete come riallacciamo le notizie. Mario Oliverio ha messo là il famoso, diciamo, detto conosciuto come palla a palla. Appunto, ieri Oliverio è stato indagato anche per corruzione. Sì. Cioè, la posizione dell'esponente politico è stata esaminata ieri dal Tribunale della Libertà di Catanzaro. Quindi dopo sta la sussumella del reato di abusi in atti d'ufficio, ci è arrivato sto torrone è indagato anche per corruzione, quindi una posizione che si aggrava. Intanto i giudici d'esame dovranno decidere entro domani la revoca dell'obbligo di dimora nel paese di San Giovanni in Fiore. Se gli hanno imposto là per famoso atto, ecco, abuso in atti d'ufficio, quindi ci hanno detto tu però attenzione, la corruzione rende il carico di accuse molto molto più gravi, quindi dobbiamo davvero aspettare le risultanze, leggere le carte, entrare nei dettagli. È sicuramente un'inchiesta destinata ad allargarsi, su questo non ci sono dubbi. In questi giorni abbiamo visto anche degli attacchi non proprio, voglio dire, mimetizzati nei confronti del procuratore Nicola Gratteri. Nicola Gratteri che si trova accerchiato, no? Dal solito fango che cercano, no, i poteri forti, tra virgolette, di buttargli addosso. È sempre così. Quando un magistrato incomincia a rompere alcune dinamiche, allora tutti quanti fanno fronte comune, per fermare. Nicola Gratteri, secondo me, sarebbe giusto potenziare intorno a lui i suoi angeli custodi, stare con gli occhi aperti, perché quando si mettono assieme mafia e politica, anche nel nostro caso, politica, lofia, imprenditori prezzolati, massoneria, quando ci mintono questi qua diventano molto pericolosi. È una macchina terribile, una macchina di guerra, e ovviamente noi dobbiamo stare al fianco di Nicola Gratteri, e questo l'abbiamo detto già altre volte, è giusto che si ripeta, non abbandona mai la magistratura e i magistrati. Allora Tony, andiamo avanti. Un altro articolo che riguarda l'aeroporto, c'è questa questione dei 30 lavoratori della SACAL. Sono 70 lavoratori interessati, cioè. Sì. Qua dice non demordono di circa 30 lavoratori in generale, 70 lavoratori interessati, hanno sbagliato, no, mi ci devi d'accordo in tre giornali, quali sono i numeri. Comunque, precari snobbati anche d'inverno, i lavoratori stagionali di SACAL, GH, che sarebbe l'acronimo di Ground Handling, non so se ho detto bene, io non conosco l'inglese, da molti anni ancora non stabilizzati. In questo periodo di traffico maggiore sono stati chiamati altri operai
e altre impiegate. L'agenzia interinale, se non erro. Questa è una situazione... L'agenzia interinale, sono sì, sì, ma qua c'è una domanda. A chi conviene il bando pubblico? È una domanda non da poco, per la verità. Perché ci sono le stabilizzazioni da fare, perché dovete fare un bando pubblico? Scusatemi. C'è ecco, gente che ci lavora da 10 anni, dai, ancora è precario. Ecco gli appetiti che ci sono. Questa è sempre la politica, perché guarda, la politica ha rovinato, cioè, tutto. Perché questi qua adesso con le nuove fanno promesse, ancora fanno promesse tenendo queste persone da parte, a loro volta le promesse le avevano fatte pure a queste persone. Non c'è nuparmi niente. L'ospedale, gli ospedali sono stati rovinati dalla politica, mica dai medici e dagli infermieri. È la politica che ha avvelenato, sporcato gli ospedali, la sanità, perché la politica ne ha fatto un proprio feudo, dove ci sono interessi milionari, c'è il consenso elettorale. Fate schifo, fate schifo. Quindi le partecipate, Gioà, come un aeroporto. C'è sempre la politica a mezzo. Purtroppo è così. Invece è largo ai tecnici, come Manlio Guadagnuolo, Lametino, tanto per largo ai tecnici, no? Chi strumenti la politica, chi strumenti l'UPD, chi strumenti Forza Italia, chi strumenti 5 Stelle, chi strumenti la Lega, assumiti a Luca Manuale Cencelli, a tutti i cosi. Ma agite venire un uomo, agite venire per la vostra sopravvivenza, per vedere i cazzi vostri, siete capaci di tutto, delle cose più aberranti, vi dovreste sputare in faccia da soli. Ecco perché non te ne scemo. Tonino, per chiudere, che sta arrivando Albino, volevo ricordare che ieri è stato presentato il nuovo cortometraggio di Mario Vitale, il regista. Che saluto affettuosamente. Saluto a Mariuccio Nostro, è stato un bel cortometraggio della data di 20 minuti, la storia è di una ragazza che ha subito una violenza e ha perso la parola. Poi in una videoteca ha conosciuto un ragazzo, insomma questa è la trama, e poi insomma si ricompone, insomma si riconquista la vita di questa ragazza. Comunque c'è un'intervista fatta dal sottoscritto a Mario Vitale che dovrebbe andare subito dopo con delle immagini appunto del cortometraggio, e devo dire bravo Mario Vitale. Vabbè, Mario sta facendo dei corti molto interessanti, ovviamente gli auguriamo il successo che merita. Lui è uno di chilli, questo gli è di soggetti positivi. Cristiano? Giro con di nuovo, va. Ci vediamo domani e poi ve lo lasciamo Albino. Vi vogliamo bene. Vi lasciamo il menestrello della piana. Prego. Prego. Accomodatevi. Giallo, dimmi. Bene, dimmi, cazzo. Cadarene cinci, cadarene cincia, cadarene cinci, cadarene cincia. Ci vono 13 giorni di cammino, di
andiamo, trenine, andiamo, e cadarine, cinci, cadarine, cincia, cadarine, cinci, cadarine, cincia. Ti ricordi quando ero alla Ciumara, catola pave di usapuni ave, cadarene cinci, cadarene cincia, cadarene cinci, cadarene cincia. Quando lo treno giù corria, cadarene la giù s'allontanava, cadarene cinci, cadarene cincia, cadarene cinci, cadarene cincia. Se femminuccia la chiamavo rosa, che quando errandi li spufa la casa, cadarene cinci, cadarene cincia, cadarene cinci, cadarene cincia. Se ti, se mascoli tu, cadarene cincia, cadarene cinci, cadarene. Se mascoli tu lo chiamo ciccio, e quando errandi ne vuoi da giù, c'è cadarene cinci, cadarine cincia, cadarine cinci, cadarine cincia. Se tindi può venire, veni tindi. Mannaggia, mannaggia. Certo che non mi posso fiare di risa, certo giù. Vabbè, cominciamo. Devo venire bene. E cadarine cinci, cadarine cincia, cadarine cinci, cadarine cincia. Chiedo scusa ai telespettatori, ma questa è la diretta. Non si può scancellare perché è la diretta questa. Io vi ringrazio. Speriamo che l'avete, diciamo, aggradita, va? Vabbè, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. E se Dio vuole, il Signore, tutti i santi, che ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao a tutti.